paese del mondo democratico. Parte da San Francisco una nuova appassionante avventura del web 2.0, Sismic, la blog TV per scambiarsi filmati, creare messaggi, tutto questo mentre si continua a chattare. Le definizioni si sprecano per una delle tante nuove avventure del web 2.0. Sismic, partito il 15 ottobre 2007, è figlio del vulcanico francese Loïc Lemur, che lo ha creato a San Francisco, dove ha scelto di trasferirsi. Per lui Sismic, in sintesi, è questo. Sismic is about having the same quality of conversation we have on blogs. È un sistema che ci permette di avere le conversazioni di un blog ma in video. Ed è complementare a Twitter come alla TV, ma è destinato in fondo anche a cambiare il concetto stesso di televisione. Non sostituirla, perché nessun nuovo mezzo fa scomparire i precedenti. Se da un lato la qualità video è più bassa, dall'altro c'è l'interazione in tutte le fasi. Whereas we have poor quality but great conversations, I think both go together. Questa è la pagina di un utente Sismic, dove si possono creare video direttamente oppure da una webcam, caricarli, condividerli, linkandoli automaticamente ad altri social network come Twitter o YouTube. E per Loïc Lemur lo scopo è proprio raccogliere, commentare, condividere ciò che ora è sparso su più piattaforme o fonti di dati. Sul cantiere Sismic interpelliamo chi il sistema ha potuto testarlo. Per adesso è ancora in una fase di beta chiusa, quindi poche persone sono riuscite a testarlo, anche in Italia. E personalmente io ho un account su Sismic e posso dire che va ad affiancare tutta una serie di servizi prodotti dal web 2.0 che non fanno altro che stimolare la conversazione su più livelli. Quindi le persone parlano e si rispondono, si fanno domande e si rispondono su Sismic. Non è quindi un semplice servizio per fare streaming con la webcam. Uno dei più stretti collaboratori di Loïc Lemur spiega la filosofia di Sismic. We are working on very open technologies. È un sistema aperto di tecnologia dove, oltre alle conversazioni e allo scambio di video, si contribuisce a creare programmi. Grande piattaforma più che prodotto per integrare sistemi da YouTube a Twitter, andando oltre. Comunità, ma anche per noi che lo stiamo elaborando, un nuovo modo di creare una compagnia del web 2.0. Su Second Life, la realtà...